Al via il processo per l'ex presidente dell'FPÖ Heinz Christian Strache. L'ex leader di estrema destra, protagonista del video nella villa di Ibiza che aveva portato alla caduta del governo austriaco, deve rispondere di accuse di corruzione presso il Tribunale regionale di Vienna. Al centro del processo vantaggi all'ex politico in cambio del suo sostegno per modificare una legge in modo da consentire a una clinica privata di essere a norma con le leggi della sicurezza sociale. Oggetto dello scandalo una sorta di donazione di 10.000 euro al suo partito. Chi invece sostiene che quello che è accaduto non era una donazione ma una compravendita di leggi. L'avvocato di Strache, Johan Power, non ha rilasciato alcuna dichiarazione prima di entrare in aula. Il suo cliente rischia una pena dai 6 mesi ai 5 anni di carcere. Nel mirino della giustizia sono finiti intanto anche altri politici, compreso l'attuale cancelliere conservatore Sebastian Kurz. Le indagini, che riguardano sempre casi di corruzione, sono partite dal famoso Ibiza Gate, che portò nel 2019 allo scioglimento della coalizione di governo tra il Partito Popolare austriaco e il Partito della Libertà austriaco, fino alle elezioni anticipate. Un'inchiesta molto discussa in Austria. Tutto partì da un video girato in un appartamento dell'isola di Ibiza nel 2017, un filmato girato di nascosto dove Strache prometteva favori a una presunta ereditiera russa vicina al presidente russo Vladimir Putin in cambio di finanziamenti illeciti.